americana, ma la sua famiglia viene dal sud Italia e lo testimonia anche il suo nome di battesimo, Laura Pergolizzi. Ha scritto centinaia di canzoni anche per altri artisti prima di conquistare un successo planetario. È qui con me LP. Thank you for your coming. Thank you. Stasera interpreti Pizzicarella, che è uno dei brani più noti della musica salentina. Che cosa rappresentano per te il testo e la melodia di questa canzone? I believe that they I feel like it's like a lot of songs have a tendency to penso che molte canzoni abbiano la tendenza a essere rappresentate in modo molto più gioioso rispetto a quello che è il vero significato. Tra volte queste canzoni trasportano dei messaggi tristi, dei demoni, in un modo gioioso e felice. E penso che questo sia un po' il significato generale della musica. Usiamo costantemente la musica per curarci, per portarci fuori da zone d'ombra. Quindi la musica ci aiuta, è questo. Ed è fantastico, c'è una funzione curatrice della musica di questa canzone. E questo è un fantastico esempio. Esatto, proprio qua la notte della Taranta, quel messaggio, le parole di LP rientrano proprio nella filosofia di questo concertone, della musica, dei canti e dei brani che stiamo ascoltando. E voglio chiedere a LP, ecco, che cosa ti porterai dentro, che cosa rimarrà in te di questa esperienza umana e artistica della notte della Taranta? Penso che mi ricorderò tutto. C'è un'esplosione di talenti, di colori, di bellezza. E sono veramente, mi sento molto toccata dalla diversità che viene mostrata qui, dalla passione, dalla musica. Mi piace veramente tanto, è bellissimo. Ci sarà qualche ispirazione per qualche tua prossima canzone, un tuo prossimo brano? Magari, penso proprio di sì. Sono un po' come un fiocco di neve, anzi come una palla di neve. Andando avanti mi arricchisco di nuova neve, di nuove ispirazioni. Quindi probabilmente incorporerò qualcosa della pizzica. Ich habe die Melodie und den Refrain im Tourbus geschrieben und die Idee erst einmal verworfen. Aber als ich den Song meinem Produzententeam gezeigt habe, waren sie total begeistert und wir haben das Stück fertig geschrieben. Wer weiß, vielleicht ist das der beste Song, den ich je geschrieben habe. Jedenfalls hat er wohl bei vielen Leuten genau den richtigen Nerv getroffen. Oder das Universum hat sich endlich gefügt. Keine Ahnung, aber es fühlt sich gut an.